Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 19 settembre. Continua un vero e proprio boom edilizio per quanto riguarda la sottomarina, dopo le costruzioni che ci sono state vicino Piazza Europa, tutto quel complesso molto importante, poi dove c'è il Family, poi ci sono stati tantissimi palazzi molto alti che sono stati costruiti, e quindi l'ultima della serie, che è in via di approvazione, da quel che ci risulta, è appunto in via Ausonia, vedete le riprese, è un palazzo, un condominio che è proprio evidente che era da riqualificare. E qualcuno, proprietari, hanno pensato bene di fare, diciamo, di fare questa grande, un'altra grande costruzione sul sottomarina. Da qui che sappiamo, il progetto è di 7 piani e pare che sia chiesto in deroga per altri 2 piani, quindi dovrebbe diventare di ben 9 piani. Premesso che, dal nostro punto di vista personale, va benissimo che si costruisca come prevede la legge regionale, dove non su nuovi terreni, ma su dove c'è già costruito. Ricordiamo sempre che questi nuovi edifici sono realizzati con le tecniche più moderne e quindi hanno un abbattimento molto importante dei costi sia di riscaldamento e sia di raffrescamento. Abbiamo visto quanto è importante appunto potersi, diciamo, avere temperature consone alla vita normale, soprattutto dopo quest'estate abbiamo avuto 60 giorni di caldo estremo. E resta il fatto, ovviamente, qualche perplessità, nel senso che c'è sempre il problema dei parcheggi, e quindi per quanto posti auto che potranno fare, magari sotterranei, difficilmente riusciranno a coprire il numero delle persone che eventualmente andranno a abitare. Però questa è una nostra così una pour parler, e poi bisogna vedere se l'amministrazione comunale approverà anche questa deroga. E abbiamo visto che in certe situazioni la deroga è stata data, in altre situazioni la deroga non è stata data, poi sapete è il Consiglio Comunale sovrano che decide, e quindi staremo a vedere questa nuova costruzione, e se ci saranno nuovi sviluppi sarà nostra cura eventualmente comunicarli. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Merita una lunga visita il Museo M9 di Mestre, non solo per le mostre che si svolgono temporaneamente al terzo piano, ma anche per la mostra permanente che si svolge sugli altri 2 piani e che narra, in linea con il focus del museo, la nostra storia per come si è sviluppata nel Novecento. Da come eravamo a quello che siamo. Una mostra composta da innumerevoli video, spesso interattivi, da foto e da testo che racconta tutte le trasformazioni che ha vissuto in questo ultimo secolo la nostra famiglia, la nostra società e l'io come fisicità e come quotidianità. Si può vedere come siamo cambiati da quando la nostra società era prevalentemente agricola a quando è diventata industriale e interagire con questi mondi, guardandoli da vicino e ritrovandoli come erano nei racconti dei nostri nonni. Il Museo M9 è stato inaugurato nel 2018, utilizza tecnologie immersive e multimediali che ai visitatori donano un'esperienza multisensoriale, rendendo viva la storia che ci ha definito nell'ultimo periodo. La sua caratteristica è che non si limita a narrare gli eventi storici così come sono accaduti, ma a raccontare le trasformazioni che hanno apportato nella quotidianità della nazione. Non solo un museo, però, l'M9 vuol proporsi come un hub culturale dell'architettura stravagante, composto da vari spazi accessibili a tutte le età in maniera immersiva e interattiva, un museo che vale proprio la pena di visitare. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga.
Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga, il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, celebrata il 29 settembre, gli ospedali della Stre Serenissima aderiscono alla settimana promossa dalla Fondazione Onda, offrendo visite e controlli gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio impegno per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie che rappresentano le principali cause di morte in Italia, responsabili del 35,8% dei decessi complessivi. Le malattie cardiovascolari si presentano in modo diverso tra uomini e donne, spiegano gli organizzatori dell'iniziativa. Nelle donne queste patologie tendono a manifestarsi con un ritardo di almeno 10 anni rispetto agli uomini. Grazie alla protezione offerta dagli estrogeni fino alla menopausa, tuttavia in seguito le donne risultano maggiormente esposte a eventi cardiovascolari, spesso più gravi e meno evidenti clinicamente. Per entrambi i sessi la prevenzione primaria e la diagnosi precoce sono fondamentali, soprattutto per chi presenta fattori di rischio come familiarità, ipertensione, diabete, sedentarietà e stress. Gli ospedali della ASL 3 offriranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici insieme ad eventi informativi grazie alla partecipazione di oltre 150 strutture ospedalieri aderenti al network Bollini Rosa. Ecco in dettaglio delle iniziative proposte. All'ospedale di Mestre, dal lunedì 30 settembre dalle 9 alle 14, l'equipe di chirurgia vascolare effettuerà circa 15 ecocolor Doppler vasali addominali per la valutazione dell'aorta. Gli esami si svolgeranno presso l'ambulatorio 83 al primo piano ascensore C. Non è necessaria la prenotazione. Ospedale di Milano, mercoledì 2 ottobre dalle 8.30 alle 13.30 verranno effettuate circa 15 visite cardiologiche presso gli ambulatori della cardiologia al piano terra dell'edificio principale OM19. Le visite sono su prenotazione telefonando allo 041 57 94 28 0 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Ospedale di Noale, martedì 1 ottobre dalle 8.30 alle 13.30, la medicina dello sport e cardiologia riabilitativa effettuerà circa 10 ecodoppler nei tronchi sovraortici presso l'ambulatorio 5 del reparto di medicina dello sport. Prenotazioni telefonando allo 041 58 96 510 o via email a cardiologiariabilitativa.noale@aulss3.veneto.it. Ospedale di Chioggia, venerdì 27 settembre dalle 8 alle 12 saranno disponibili circa 10 ecodoppler dei tronchi sovraortici presso la cardiologia blocco UTIC. Prenotazioni telefonando allo 041 55 38 015. Maggiori informazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.bollinirosa.it. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Siamo stati ieri mattina all'M9 Museo del Novecento di Mestre ad ammirare le opere di un grande fotografo il cui messaggio, importante messaggio, vuol documentare l'impatto dell'azione umana sulla Terra. Si tratta di Edward Burtinsky e la sua mostra è arrivata in anteprima in Italia proprio al Museo di Mestre. Ripercorre 40 anni di carriera a testimoniare l'impatto ambientale del sistema industriale nel mondo. Le sue opere sono gigantografie da ammirare e sulle quali fermarsi a pensare
a come l'uomo sta lasciando la sua impronta spesso indelebile sull'ambiente che lo circonda. Molte tra le opere possono sembrare a un primo impatto campiture di colore con forme astratte. Oltre 80 sono le foto di grande formato e 10 i murales in altissima definizione, sui cui colori ci si perde. In una sala ci sono invece gli strumenti della fotografia utilizzati, dal daguerrotipo alle polaroid al drone. Inoltre, nel corridoio del secondo piano di M9 è esposta una serie di fotografie che raccontano l'effetto della xylella sugli olivi pugliesi, un lavoro che è stato commissionato proprio per rendersi conto dei danni che può provocare il batterio. Considerato uno tra i fotografi contemporanei più affermati nel mondo, Edward Burtinsky è un professionista pluripremiato e ha collaborato a documentari che continuano a partecipare a festival di tutto il mondo. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. Ieri mattina presso il chiostro del museo M9, il Museo del Novecento di Mestre, si è tenuto un interessante incontro per il 40° compleanno della Nuova Venezia. Un'occasione per vedersi faccia a faccia tra redattori, giornalisti, direttori e lettori, in cui al termine anche i lettori hanno potuto dire la loro. Presente anche il prefetto di Venezia, Darko Pellos, l'amministrazione del comune di Venezia con gli assessori Costalonga e Pesce e le forze dell'ordine con una rappresentanza dei vari corpi. Un buon pubblico ha riempito il chiostro a salutare le nuove forze giornalistiche del gruppo che ha preso la proprietà delle testate, molte forze giovani, e la Nuova Venezia è stata ringraziata per questo. Ad aprire l'incontro il direttore delle testate che si è insediato al passaggio dal gruppo GEDA a Nord-Est Multimedia, Luca Ubaldeschi, che ieri ha scelto con i suoi di uscire dalla redazione per interagire coi suoi lettori. Vestito da festa anche il quotidiano, con una copertina e non con una semplice prima pagina. Alla Nuova Venezia sono giunti anche gli auguri di Zaia, che ha ricordato l'importanza della libertà di stampa, una libertà che non tutti hanno e che è stata ricordata anche durante l'incontro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 19 settembre, è la San Marco in via Marco Polo a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggiazzurra e la nuovissima app Chioggiazzurra. Continuate a seguirci. Ciao a tutti.